Iscritto a parlare il senatore Cataldi. Grazie Presidente. Siamo, colleghi, in uno Stato democratico e in uno Stato democratico il potere va esercitato nel rispetto della popolazione e soprattutto nel rispetto delle persone. Ma come possiamo parlare di rispetto delle persone quando due figure apicali di enti come l'INPS e l'INAIL vengono cancellate dai loro ruoli con un colpo di penna? Come possiamo parlare di democrazia quando viene utilizzato uno strumento, quello del commissariamento degli enti pubblici, in maniera strumentale, quando non ce ne sono le condizioni e soltanto per anticipare quella che era una scadenza naturale degli incarichi? Normalmente lo strumento del commissariamento viene utilizzato se ci sono problemi di mafia, gravi crisi economiche dell'ente. Ma dov'è tutto questo? Chiediamocelo. Cosa ha fatto l'INPS da giustificare un attacco così forte ad personam? Ha erogato durante la pandemia 60 miliardi di euro ai cittadini. Ha chiuso l'ultimo bilancio con 2 miliardi di utile. Quindi ha raggiunto addirittura il 75% degli obiettivi del PNRR. Capite che si tratta di un atteggiamento che vuole semplicemente mostrare forza, colpire, vuole celebrare il proprio potere. Vede, è una questione di metodo. Osservando questa modalità di operare del governo, a me viene un po' in mente forse quella identificazione del potere con una parte della società che vuole, desidera e si fa coinvolgere dall'idea dell'uomo forte, l'illusione dell'uomo forte, perché Presidente, il vero leader non è l'uomo che si impone, che non si interessa dei problemi degli altri, il vero leader è l'uomo che sa governare, è l'uomo che si sa confrontare, che sa piegarsi al rigore logico del ragionamento, che sa risolvere i problemi degli italiani, che si sa rendere conto che i problemi degli italiani oggi sono altri, che gli italiani hanno difficoltà a fare la spesa, che devono fronteggiare l'inflazione, che non possono pagare le bollette. L'uomo forte sa ascoltare, sa mettersi in discussione, essenzialmente si sa piegare al rigore logico del ragionamento. E soprattutto sa trovare quelle soluzioni che devono essere democratiche e che devono rappresentare una orchestrazione delle differenze anche nel rispetto di chi siede dall'altra parte, all'opposizione. Probabilmente c'è una sorta di patto implicito tra il governo che vuole fare la voce grossa e chi ama farsi governare in questo modo. Il patto è che le glorie vanno condivise, ma per tutto il resto bisogna trovare un nemico e questo nemico va calpestato, così come vanno smantellate tutte le cose che ha fatto questo nemico. E quello che sta facendo questo governo non è altro che fare un lavoro di smantellamento, e non parlo soltanto delle nomine, parlo anche di quello che si sta facendo per il super bonus, con il reddito di cittadinanza, un lavoro per mettere fine a tutto ciò che ha fatto il vostro avversario. Almeno lasciate in pace due enti che hanno una funzione sociale importante. L'INAIL e l'INPS sono due enti che rappresentano un impegno dello Stato nei confronti dei cittadini, e se colpiamo questi due enti noi stiamo mettendo in discussione questo impegno. Ma vorrei fare ancora un'altra considerazione, colleghi, sempre su questo modus operandi. Il presidente Balboni prima ha evidenziato come è stato un po' difficile poter affrontare una discussione in commissione. Il provvedimento è arrivato ieri, oggi è già in aula, non abbiamo avuto il tempo materiale per affrontare una discussione democratica. E siamo ancora una volta a un tema che non mi stancherò mai di riproporre, questo abuso costante della decretazione d'urgenza. Oramai non ascolterete più. Però, Presidente, vi chiedo questo e chiedo ai colleghi della maggioranza: se tutto diventa urgente, mi sapete dire cosa è l'ordinario, quando c'è l'ordinario?
state relegando al ruolo dell'eccezione il lavoro ordinario dei parlamentari, l'esame dei disegni di legge dei parlamentari. Avete reso urgente persino i provvedimenti sul rave party, creando una sorta di allarme sociale, come se ci fosse un proliferare di rave party a cui non si riuscisse a far fronte, come se non avessimo una normativa capace di intervenire in casi come quelli. Abbiamo perso tempo per i rave party e poi non avete tempo per occuparvi del PNRR e ci state facendo perdere i fondi che faticosamente il Movimento 5 Stelle ha ottenuto dall'Europa. Anche, Presidente, anche su altri temi politici, mi sembra che il metodo sia questo. Il metodo sia quello dell'uso della forza, del proporsi come, scusatemi la voce, l'aria condizionata a volte comporta anche questo. Scusatemi la voce, ma voglio dire, come avrete affrontato gli altri temi politici? Avete affrontato politiche dell'immigrazione? No. Non avete fatto politiche sull'immigrazione, avete fatto politiche contro gli immigrati, non avete fatto pianificazione, sono soltanto provvedimenti bandiera, provvedimenti ideologici e non avete risolto il problema, lo avete dimostrato, il decreto Cutro non ha risolto i problemi dell'immigrazione. Con la stessa modalità, grazie. Con la stessa modalità avete bloccato una misura di sviluppo che stava funzionando, quella del superbonus. Colleghi, fate una riflessione, state mettendo in difficoltà le imprese. Quella misura creava occupazione, andava stabilizzata, la potevate cambiare, ma non renderla completamente inefficace. E vogliamo parlare, scusate, di un altro tema, perché c'è un sottile filo rosso che collega questo tipo di politica. State modificando l'assetto costituzionale, vogliamo parlare dell'autonomia differenziata, così come la state proponendo. Voi state rischiando di condannare alla povertà intere regioni italiane sulle quali non sono stati mai fatti investimenti infrastrutturali, che non sono regioni sulle quali non è stato mai fatto alcun lavoro politico per metterle nelle condizioni di andare avanti e di creare sviluppo. Allora, proviamo ad andare a prendere lezioni dall'Europa. Io non vi dico di ascoltare quello che vi sto dicendo, ma guardiamo quello che fanno gli altri paesi, guardiamo quello che ha fatto la Germania quando è caduto il muro di Berlino. La Germania ha fatto investimenti per evitare di mantenere quelle divergenze economiche tra due parti del paese, e non è soltanto la Germania. Guardate, la Spagna ha investito nelle infrastrutture, ha investito nella formazione, ha favorito investimenti esteri nelle aree economiche in maggiore difficoltà. Il Portogallo ha fatto incentivi per chi investe nelle aree interne, perché ha capito che bisogna creare sviluppo e cercare di rimuovere le divergenze. Voi state andando nella direzione opposta. Le politiche di coesione europea, guardate, sono politiche che vanno in modo diametralmente opposto a quello che sta facendo questo governo. Allora, ma chiediamoci, quali sono i meriti di questo governo? Il merito di alzare la voce, di accontentare quella parte della popolazione che vuole l'uomo forte. Però alzare la voce non risolve i problemi degli italiani, non li aiuterà a pagare le bollette a fine mese, non aiuterà quelle aree di crisi che ci sono in Italia, dove c'è disoccupazione, dove c'è povertà, dove bisogna fare sviluppo. Le state abbandonando. Ecco, vi invito, colleghi, a fare una riflessione, perché nella politica non è importante solo alzare la voce, ma occuparsi dei problemi della gente. Grazie.